Tra le novità che caratterizzano l'edizione in corso di Gustosando in Valtellina, debutta il prossimo fine settimana In Volt da Dubin, 9 le cantine del circuito nelle quali gustare i migliori rossi accompagnati da prelibatezze agroalimentari. Nel programma prevista, con spostamento in bus navetta, la visita guidata all'azienda agrituristica La Fiorida. Il taglio del nastro è previsto per sabato alle ore 18, dove si aprirà il circuito di 9 cantine gestite da tutte le nostre associazioni del territorio, tra cui avremo l'onore di avere il nostro chef stellato Gianni Tarabini, che grazie alla Fiorida sarà presente in una delle cantine. Domenica cosa ci dobbiamo aspettare invece? Domenica, in concomitanza con l'In Volt da Dubin, vi sarà la 69esima edizione della Fiera delle Merci, con la partecipazione di diversi produttori locali. Inoltre, i possessori dei pass potranno raggiungere l'azienda agricola La Fiorida con una visita guidata a titolo gratuito. Abbiamo realizzato un evento per la prima volta nel nostro comune, molto, molto, molto bello e molto interessante. La cosa che più ci ha dato soddisfazione è stata quella di riuscire a coinvolgere tutte le associazioni, senza le quali non avremmo potuto fare nulla. E veramente, ancora prima di iniziare la manifestazione, ancora prima di iniziare il circuito, la soddisfazione che proviamo nel vedere l'entusiasmo con cui hanno lavorato tutti e con cui stanno lavorando, perché ancora adesso sono giù ad allestire, a sistemare questi In Volt, quindi le cantine del nostro comune, è veramente quello che dà maggior soddisfazione. Qual è la particolarità di questa iniziativa? Il fatto che comunque è un circuito completo, nel senso che quando lo si inizia e lo si porta a termine, il tutto dà la piena conoscenza di quelle che sono le produzioni del nostro territorio. E per nostro territorio intendo vasto per quanto concerne la produzione di vini, perché abbiamo preso vini che arrivano da tutta la Valtellina, in particolar modo dalla costiera dei Cechi, e agroalimentare, perché comunque per quanto riguarda i salumi e i formaggi sono tutti a chilometro zero.